Un saluto a tutti i lettori di tutandroid.net. In questo video recensione di Samsung Galaxy S5, il nuovo portabandiera di casa Samsung, un dispositivo dal design un po' troppo tipico, riprende tanto Galaxy S4 e Galaxy S3, ma che comunque al suo interno è dotato di una serie di caratteristiche tecniche avanzate che rendono questo dispositivo molto molto interessante. Partiamo però dalle caratteristiche hardware e fisiche. Abbiamo sul fronte un Gorilla Glass che ricopre un display da 5.1 pollici Super AMOLED Full HD, ovviamente, quindi 1920x1080 di risoluzione, 433 ppi la densità di pixel. Sulla parte superiore la capsula audio, fotocamera da 2 megapixel, tasto home, al cui interno è presente anche un lettore di impronte digitale. Sul fianco sinistro task manager, sul fianco destro il tasto back. Sul retro una cover in plastica gommosa, offre davvero un buon grip, è removibile. Andiamo subito ad aprire la cover, che nasconde una batteria da 2800 mAh, slot per la micro SIM e micro SD, fotocamera da 16 megapixel, flash LED, sensore per il rilevamento del battito cardiaco, altoparlante sulla parte qui a sinistra, molto buono, ma con un audio un po', diciamo, tenuto sottotono. Abbiamo poi, come vedete, una guarnizione qui sulla cover per proteggere il dispositivo da infiltrazioni d'acqua o polvere. Galaxy S5 infatti è il primo flagship di casa Samsung senza nomi vicino a parte come Active, dotato della certificazione IP67, quindi resistente a polvere e acqua fino a 1,5 metri di profondità per 30 minuti. Come vedete infatti la porta micro USB, che in questo caso è 3.0, è ricoperta da questo copri slot. Questa è la porta micro USB, proprio per impedire le infiltrazioni d'acqua. Abbiamo il microfono principale qui sulla parte inferiore, tasto di accensione e spegnimento standby sulla parte destra, superiormente il jack da 3.5 mm per le cuffie con il secondo microfono per rimozione del rumore di fondo, trasmettitore infrarossi sulla parte sinistra abbiamo il bilanciere del volume, mentre inferiormente troviamo, come già detto, la fotocamera e la cover, che ha una texture un po' lamentata dagli utenti, ma che comunque dal vivo, soprattutto nella colorazione black, anche se è blu, risulta già più apprezzabile sul lato del design. Un dispositivo, come dicevo, molto interessante. Come processore abbiamo Snapdragon 801, 2.5 GHz la frequenza, quad core, Adreno 330 la GPU, una memoria RAM da 2 GB, memoria interna invece da 16 GB o 32 in base al modello, ma espandibile come abbiamo visto con la micro SD. Cos'altro dire? La connettività Wi-Fi ABGNAC e MIMO, abbiamo Bluetooth 4.0, connettività LTE quarta categoria, quindi 150 megabits in download e 50 megabits in upload. GPS e GLONASS ovviamente sono cose che non mancano, così come l'NFC. Andiamo ad accendere dunque il display. Come dicevo, un Super AMOLED molto molto luminoso, molto bello, abbiamo dei colori fantastici, come vedete già qui dallo sfondo. A tal proposito direi di partire con i nostri test, e quindi apro la gallery che ora mi sono perso, eccola qui, e vediamo le nostre classiche immagini. Partiamo da questa qui, dove abbiamo un contrasto nero e bianco, ma soprattutto per vedere la definizione del display. Tavolozza dei colori, come vedete colori molto molto accesi, contrastati, tavolozza ulteriore. Partiamo con le immagini, davvero un display molto molto bello, anche sotto al sole si comporta in maniera ottimale, si vede abbastanza senza particolari problemi, ovviamente non è sempre facile vedere, guardate come sono accesi questi colori, forse un po' troppo sparati. Il nero perfetto, d'altronde spegne i pixel per produrre il nero. Il bianco forse non perfetto come un super LCD, però comunque, come vedete, buono, se non ottimo. Riguardo i video riproduce tutto, non so nemmeno ad aprirli, è uno Snapdragon 101 che gira molto molto bene, e a tal proposito vi farei vedere la fluidità del sistema operativo. Samsung finalmente, dopo diverse generazioni di smartphone, è riuscito a realizzare un sistema operativo abbastanza pulito e reattivo. Come vedete non abbiamo impuntamenti, ma soprattutto non abbiamo infinite liste di applicazioni. In questo caso 4 schermate, ma ne ho installate diverse, e vediamo quali sono le applicazioni che abbiamo preinstallato. Intanto, ad esempio, il telefono, la rubrica messaggio, queste qui sono applicazioni abbastanza standard. Internet, un browser preinstallato di Samsung, abbiamo anche Chrome già preinstallato, calendario, bla bla bla.
E Samsung Apps, uno store di Samsung, Chaton per un servizio di messaggistica sempre di Samsung, S-Health, un'applicazione davvero unica dedicata interamente alla salute della persona. Non l'ho provato più di tanto perché non sono una persona che fa molta attività fisica, ma avendo un Gear Fit qua e là l'ho utilizzato, è davvero bello, offre un sacco di caratteristiche, un sacco di suggerimenti. E come vedete mi ha appena detto di appoggiare il dito sul sensore per il rilevamento dati cardiaco. Infatti questa applicazione utilizza il sensore installato sul retro che va a misurare per l'appunto la frequenza cardiaca del mio cuore. Vediamo un po', 85, forse perché sto parlando un po' veloce. Comunque io consiglio sempre di fare un po' più di misurazioni anche sul Gear Fit, perché a volte potrebbero non essere reali. Questo è il sensore di battito cardiaco, questa è l'applicazione S-Health, davvero consigliata a mio avviso per chi ha bisogno di memorizzare la propria attività fisica. S-Voice, assistente vocale di Samsung, come dicevo Chrome preinstallato, applicazioni di Google non mancano. Smart Remote sostituisce quasi Watch On, perché è un'applicazione dedicata per controllare il televisore di casa e vedere un po' i programmi che ci sono ora in TV. Mi sta consigliando delle gran cavolate, sono programmi che a me non piacciono proprio questi, però Watch On è disponibile anche da installare a parte, e questa è un'altra caratteristica molto bella di Samsung, ovvero prima metteva le applicazioni da scaricare già nel drawer delle app, quindi il drawer si riempiva di applicazioni a volte inutili. Stavolta invece, come avete visto, nel menu qui in alto abbiamo Galaxy Essentials e possiamo andare a installare le eventuali applicazioni ulteriori sempre di Samsung. Ad esempio ho installato S-Note, Optical Reader e poche altre. Continuiamo con le applicazioni, qua niente di nuovo se non Group Play che la troviamo. Flipboard, il servizio di aggregazione di notizie, un servizio integrato nel sistema. Come vedete, facendo un ultimo swipe verso sinistra, raggiungiamo questo widget in stile Blink Feed, stile Google Now, che riporta le ultime notizie per gli interessi che abbiamo scelto. Possiamo poi cliccare, come vedete, le categorie, ad esempio tecnologia e scienza, e vedere un po' le notizie che sono state pubblicate riguardo questa categoria. Possibilità di creare cartelle nella home screen ma anche nel drawer, semplicemente andando qui nelle impostazioni, quindi facendo crea cartella, inserendo poi le applicazioni al suo interno, eccola lì. Cos'altro? Niente, passerei ora al menu. Intanto prima passiamo dalla barra delle notifiche, perché anche questa è stata un po' rinnovata. Come vedete abbiamo intanto delle colorazioni un po' diverse, e troviamo i quick settings in alto, anche questi rinnovati graficamente, S-Finder per cercare qualcosa velocemente all'interno del sistema, semplicemente digitando quello che vogliamo cercare, ad esempio internet, così ve lo mostro anche, ci mostrerà l'applicazione internet, ma anche i settaggi di internet, eccoli qui, le impostazioni. Abbiamo poi le notifiche, la regolazione della luminosità, in questo caso automatica, ma con un grado prescelto, connessione rapida, una tendina nuova che raccoglie un po' le connettività vicine, quindi se vogliamo ad esempio collegare una stampante Bluetooth che è nelle vicinanze possiamo farlo in un secondo senza andare nel menu delle impostazioni, e ovviamente le notifiche. Se andiamo nelle impostazioni vediamo anche qui una grafica rinnovata. Grafica rinnovata perché a differenza dei precedenti menu abbiamo questa suddivisione in sezioni che avrete visto sicuramente solitamente così aperte, ma che io preferisco raccogliere perché è poi secondo me la vera utilità di avere il menu in questo senso. Se aprissimo tutte le voci avremmo un'infinità di impostazioni, a volte anche doppie, invece in questo caso abbiamo bisogno ad esempio dell'audio e schermo, un tap e apriamo le impostazioni dell'audio e schermo. Idem per personalizzazione, movimento e quant'altro. Se però questa visualizzazione non vi piace, qui nel menu in alto possiamo andare a variare appunto le impostazioni ad elenco, come sono classiche, oppure a scheda, come aveva fatto Samsung ultimamente. E vado a rimetterlo a griglia e partiamo con le voci. Intanto in impostazioni rapide abbiamo un po' le connettività, ma principalmente tutte le cose che vengono utilizzate più frequentemente, quindi Wi-Fi, Download Booster è un'applicazione, è una funzione aggiunta da Samsung su S5, permette di scaricare un file se più grande di 30 MB in contemporanea sia tramite Wi-Fi che tramite LTE, così da velocizzare per l'appunto lo scaricamento del file.
connettività Bluetooth, utilizzo dati, suono, schermo, sfondo, bla bla bla. E abbiamo poi un po' impronta digitale, molto interessante, ma prima di passare di qua sviscererei ogni singola voce, ovviamente dove troviamo qualcosa di importante. Qui ad esempio connessione di rete non c'è niente di particolare, su connessione, condivisione più o meno nemmeno, abbiamo lo screen mirroring, l'NFC, audio e schermo invece possiamo entrare all'interno di schermo, dove possiamo ad esempio attivare, disattivare lo standby intelligente, quindi se stiamo guardando per esempio un video e togliamo lo sguardo dal video, il video si stopperà, si metterà in pausa. Abbiamo poi la regolazione del tono, abbiamo l'aumento della sensibilità e la regolazione, le impostazioni del LED di notifica e poco altro. Abbiamo poi le impostazioni della schermata di blocco, il multischermo, ovvero questo qui, la possibilità di aprire più applicazioni in contemporanea, anzi ve lo mostro subito così molto velocemente, ma dato che abbiamo già visto in altri software. Ok, come vedete posso vedere la gallery e nel frattempo navigare su internet. Ok, nel frattempo navigare su internet, posso andare a invertire le schede, ritagliare, e poi qua in basso posso andare a scegliere di creare una combinazione di applicazioni, come vedete internet e galleria, perché in questo caso le ho aperte. Possiamo modificare eventuali applicazioni da mettere fuori o dentro la lista e poi la guida, quindi classiche impostazioni. Torniamo nel menu, abbiamo il pannello delle notifiche dove possiamo regolare i quick settings da mostrare o meno qui sopra. Abbiamo l'utilizzo con una mano molto molto interessante, perché Galaxy S5 è un dispositivo non proprio contenuto, come vedete ha dimensioni abbastanza generose, come misure abbiamo 142 mm x 72 x 8.13 di spessore, e se volessimo utilizzarlo con una sola mano raggiungendo anche limiti irraggiungibili, basterà fare più volte, ora non ci riesco, uno swipe in questo caso da sinistra verso destra, dal bordo verso il centro molto velocemente, e come vedete va a ridurre la schermata in modo da utilizzarla semplicemente con una mano, come vedete, senza particolari problemi. E questa è una funzionalità molto interessante che è stata adottata anche da altri produttori e che meno male anche Samsung ha scelto di installare su questo Galaxy S5. Ero su audio e schermo, quindi passiamo a personalizzazione. Qui abbiamo la possibilità di entrare in modalità facile, quindi una home screen facilitata con icone più grandi, cose simili, modalità di blocco per impostare eventualmente la non ricezione di chiamate, notifiche e quant'altro in base a un orario, modalità privata, anche questa caratteristica molto bella, permette di nascondere foto, messaggi e quant'altro in modo che quando siamo fuori dalla modalità privata questi non vengano visualizzati. Abbiamo poi la gestione delle impronte digitali, molto interessante anche qua, perché come dicevo a inizio video possiamo andare a impostare le impronte digitali, possiamo aggiungerne un massimo di 3, come vedete non posso aggiungerne di ulteriori, in questo caso sono tutti e 3 allo stesso dito, il pollice, e l'ho fatto perché ho notato che con una sola impronta dovevamo proprio andare a posizionare bene il pollice sul, trascinare bene il pollice sul lettore biometrico, e ciò a volte poteva non succedere. Ad esempio se avevo il telefono con una sola mano non riuscivo a posizionare bene il pollice, di conseguenza ho impostato il pollice in varie posizioni così da poterlo sbloccare in qualsiasi condizione. Come vedete anche in questo caso con una sola mano. E possiamo poi, cosa molto interessante, impostare l'impronta digitale anche per pagare con PayPal, quindi quando pagheremo con PayPal non servirà più inserire username e password, basterà l'impronta digitale. Usciamo da questo menu allora e passiamo a movimento, dove troviamo un po' le funzionalità che erano il focus del Galaxy S4, ovvero l'Air Browse, la chiamata diretta, la notifica intelligente, quindi la gesture di portare il telefono all'orecchio per rispondere automaticamente, il gesto di appoggiare il telefono di fronte sul piano per mettere in muto il dispositivo durante una chiamata, eccetera eccetera. Abbiamo poi anche l'Air View, ovvero quella funzionalità che aumenta la sensibilità del display e quindi riconosce anche il dito quando non tocca il display per visualizzare delle anteprime. Possiamo ad esempio farlo all'interno della gallery,
eccola qui, esco da questa visualizzazione, avvicino il dito, come vedete mi mostra l'anteprima dell'immagine senza toccare per l'appunto lo schermo. E, bene, detto questo, direi di passare ad altro. Il menu lo abbiamo sviscerato tutto? No, manca ancora account e backup, che nemmeno so dettagliarvi, sistema, varie funzionalità. Cosa molto interessante, è presente il runtime ART all'interno del menu. E poi avevo ancora una cosa da mostrarvi molto molto carina in personalizzazione, ovvero in audio e schermo forse, e ovvero le app preferite. Abbiamo infatti su questo Galaxy S5 non solo un multitasking attivabile tramite il pulsante, non solo un multitasking a multischermo, in questo caso grazie a questa funzionalità, ma anche le app preferite. Se vado ad attivare questa funzionalità comparirà questa piccola pallina che possiamo girare dove vogliamo e poi utilizzare il nostro smartphone come se niente fosse. Quando non utilizziamo quell'icona, come vedete va un po' in trasparenza, possiamo però cliccarla per aprire determinate applicazioni. Come vedete ho impostato alcune applicazioni come l'archivio, fotocamera, browser, registratore vocale e WhatsApp, e quindi in qualsiasi applicazione noi siamo basterà un tap per aprire il menu e poi un tap per aprire poi l'applicazione che vogliamo aprire. E quindi molto molto interessante. Per rimuoverla basta tenere premuto e fare rimuovi molto facilmente anche qui. Bene, abbiamo visto il menu, abbiamo visto le applicazioni, abbiamo visto un software molto rinnovato e particolarmente pulito. Questa è una cosa molto importante. Samsung ha sporcato molto i suoi software nelle ultime release. In questa versione finalmente ha fatto un po' di pulizia e ha ragionato su una user friendly maggiore. Riguardo la parte telefonica abbiamo il tastierino numerico qui, possiamo vedere la rubrica, i preferiti e il tastierino che consiglia anche i numeri, come vedete. Già che siamo qui facciamo una prova di telefonata. Vuole parlare con un operatore, digiti 1. Come avete sentito, l'audio in capsula è molto buono. L'audio sul retro in caso di chiamata tende un po' a gracchiare, come avete visto, anche quando si alza volume al massimo tramite quell'impostazione particolare. Possiamo poi attivare i messaggi tramite l'applicazione Hangout, perché abbiamo Android 4.4.2 KitKat, ma abbiamo anche l'applicazione SMS predefinita che troviamo da qualche parte. Forse è scomparsa perché ho appunto già attivato ancora qui messaggi in alto. Un'applicazione comunque standard con le classiche impostazioni. Già che vi ho fatto sentire l'audio in chiamata, vi mostro anche quello sul retro in caso di musica. Abbiamo un'applicazione musica che è questa qui, che è la classica. Possiamo in questo caso selezionare il nostro rumore e poi lui ci consiglia la musica più adatta. Questa era una prova audio, ma apro anche Play Music per continuare un attimo a farvi sentire qualche ulteriore canzone. Come avete sentito, un audio abbastanza buono. A mio avviso mi sembra un po' trattenuto, nel senso che è probabile che sia trattenuto da una speciale membrana per la certificazione IP67, quindi resistenza all'acqua, ma sono ignorante in tal tema. Comunque un audio molto contenuto, non gracchia più di tanto, forse in alcuni punti a livelli alti, di acuti, inizia a gracchiare. Cosa molto carina è che la cover vibra molto quando si riproduce soprattutto i bassi. Comunque posizione un po' brutta perché va ad essere coperta, abbiamo comunque un piccolo rialzamento per impedire una totale copertura. Forse era meglio finalmente pensare a qualcosa di meglio, ma Samsung non è stata mai molto avvezza a potenziare l'audio dei suoi smartphone.
Passiamo ora alla parte internet. Parte internet abbiamo due browser, internet che è questo qui di Samsung e Chrome. Entrambi si comportano abbastanza bene, io però farei le prove con internet, magari facciamo anche un salto poi su Chrome. Vediamo subito un sito pesante come The Verge, andiamo nella home page, in questo caso siamo sotto connettività wifi, intanto vado a chiudere l'applicazione musica, è un po' lentina, se tutto Android ha più fortuna nel caricamento. Ok, scusate, doppio tap, pinch zoom, facciamo un po' di pan, vediamo un po' come si comporta. Ha forse qualche problemino di rirendering quando si va indietro con lo zoom, sia col doppio tab che col pinch to zoom, però una volta caricata bene la pagina, come vedete, gira anche abbastanza fluida, anche nello scrolling. Passiamo ora a The Verge, che prima non ha funzionato. Ok, anche qui pinch to zoom, un doppio tap. Come vedete, un po' di problema nel re-rendering della pagina, però a parte in questo caso che era un po' lento, lento, si comporta abbastanza bene. Vediamo la parte Chrome, un po' incerto su The Verge. Anche qui ho già caricato il sito, anzi, lo sta ricaricando. Vediamo un attimo. Ok, doppio tap, dove è finito? Ok, doppio tap. Dorme un po', anche qui qualche incertezza a dire il vero qua e là, ma si tratta comunque di una grafica molto molto pesante, questo da dire, da sottolineare. Per il resto la fluidità è buona, ma c'è questo problema di re-rendering della pagina. Usciamo dalla parte internet ed entriamo nella parte fotocamera. La parte fotocamera è un punto abbastanza interessante. Ora ho fatto quella schermata aggiuntiva e non capisco più niente. Fotocamera, questa è la fotocamera, un software un po' incasinato a mio avviso. Come vedete, nelle impostazioni abbiamo tutte queste impostazioni qui ammucchiate, come anche in altri Samsung, che quasi fa perdere l'orientamento. Comunque, 16 megapixel la fotocamera, possiamo andare a variare la risoluzione della foto, così come anche la risoluzione del video, fino ad un massimo di UHD. Possiamo quindi 4K, possiamo attivare o disattivare la stabilizzazione d'immagine, che però non ci permette di registrare in UHD. Possiamo poi regolare l'ISO, il tocca e scatta, la modalità di registrazione. Come vedete, e tante impostazioni tutte un po' ammucchiate. Abbiamo poi qui sulla parte sinistra invece la messa a fuoco selettiva, quindi se abbiamo un soggetto a pochi metri, lui poi va a mettere fuori, va a sfocare lo sfondo. Vediamo un po' qui come è venuto con la mia mano. In questo caso, come vedete, ha sfocato maggiormente lo sfondo. Questa è una funzione molto carina che va a compensare la carenza del sensore di profondità che altri smartphone hanno. Qui sulla parte destra abbiamo la modalità, sono un po' di meno rispetto alle precedenti versioni della TouchWiz, ma è possibile, sono un po' di meno rispetto alle precedenti versioni della TouchWiz, però possiamo andare a scaricarne di aggiuntive. Possiamo ulteriormente passare, o meglio registrare, premendo il tasto qui in alto, video, oppure scattare la foto al centro. Uno scatto abbastanza veloce, ma a essere più veloce, in questo caso c'era questa modalità attiva, ma ancora più veloce è la messa a fuoco, davvero una messa a fuoco velocissima. Un problema invece è che, quando siamo in scarsità di luce, quindi la luminosità è bassa, non realizza scatti perfetti, o comunque apprezzabili, come in questo caso. Non riesce a gestire bene le luci forti in condizioni comunque di scarsità di luce generale dell'ambiente, però poi, come vedete, fa delle foto abbastanza buone, come in questo caso. Qui c'è uno zoom 4x, anche qui, come vedete, foto davvero davvero bella, e possiamo andare a zoomare fino ad un livello molto molto avanzato. Benissimo. Usciamo, questa era la fotocamera.
trovate comunque dei sample di foto e video nella recensione scritta che linkerò nella descrizione di questo video. Poi, parte gaming, ho installato come il nostro solito il gioco, sto aprendo applicazioni a cavolo, il gioco Real Racing 3, così vediamo come si comporta. Giusto per, tanto che carica, dirvi qualcosa, ho notato qualche scatto qua e là mentre giocavo, mi era stato un po' perplesso. Ho anche pensato che fosse magari un momento così, qualche applicazione pesante nel task manager, ma in realtà anche riavviando non ho notato particolari cambiamenti. Vediamo se in questo caso, se riesce a farmi giocare, e come si comporta. Anche qui avete visto un po' di scatti qua e là, senza motivo in realtà, però vediamo un po'. Lascio attivo l'audio così sentite anche quello. Un po' di frettata giusto per vedere se cambiava qualcosa. Qua abbiamo gli specchietti, quindi da fluidità, ma qui la fluidità ora mi sembra abbastanza buona, però qualche scatto io lo vedo e capita qua e là qualche scatto. Mi lascia un po' perplesso questa cosa, però con altri giochi, ve lo dico io, funziona benissimo. D'altra parte il processore è uno Snapdragon 801, si comporta molto bene. Solo con Real Racing 3 ho notato qualche scatto qui e là, non che non permette di giocare, però comunque era gradevole una visualizzazione più fluida. Detto questo, direi di passare all'ultimo capitolo. L'ultimo capitolo è la batteria, che vi apro qui in sistema. Riguardo la batteria, l'utilizzo che se ne può fare è buono, nel senso che sono riuscito ad arrivare da mattina a sera senza problemi con un 15-25% di batteria residuo, quindi buona, però comunque non permette di raggiungere il giorno dopo. Se lo raggiunge, arriviamo con un 5% di 10% di batteria, e quindi per forza ogni sera noi dobbiamo caricare Galaxy S5. Molto importante però la parte di risparmio energetico, perché Samsung ha installato ben due modalità, una molto più basic, quindi possiamo attivare queste tre impostazioni molto semplicemente, quindi limitare le impostazioni, bloccare i dati in background o visualizzare tutta la grafica in bianco e nero, come vedete, oppure la modalità di risparmio energetico avanzata, che va a attivare tutte le impostazioni che abbiamo visto nella modalità classica, in più va a disabilitare anche le connettività quali WiFi, Bluetooth e disattiva i dati cellulari quando lo schermo è spento. Inoltre entrerà in una modalità molto più semplice, molto più basic, di visualizzazione della home, che è questa qui, questa modalità di ultra risparmio. In basso ci stima anche la durata in standby della batteria, la vita residua della batteria, e qui in questo caso un 10 giorni e mezzo. Molto interessante, ma che va ad inficiare molto sulle prestazioni di questo Galaxy S5, è disponibile dal 11 di aprile in tutto il mondo, prezzo 699 euro, colorazione black e bianca, in questo caso è black ma come vedete ha comunque una tonalità tendente al blu. La versione blu arriverà fra qualche giorno, qualche settimana forse. Un dispositivo molto interessante, top di gamma di quest'anno di Samsung, e quindi sicuramente farà vendite, sicuramente sarà apprezzato da molte persone. Purtroppo, peccato per il design, sempre un po' tipico rispetto al S4, S3,
un retro che non piace a molti, alcuni rumors dicono che arriverà in alcune varianti, magari anche in metallo, vedremo. Per oggi io con questa cover mi sono trovato molto bene, offre un ottimo grip perché è molto gommosa. Per il resto un dispositivo molto bello, 699 euro forse un po' troppi, ma che comunque è un dispositivo che offre prestazioni di alto livello. Per questo Samsung Galaxy S5 è tutto, un saluto da Mikael per tuttoandroid.net.